Quindi dopo la pigiatura dell'uva siamo arrivati alla terza fase, la fase dell'imbottigliamento. E ne parliamo con il dottor Gianluca Giannini. Sì Silvia, buongiorno a tutti. Siamo in cantina Villa Gianna. La mattinata è iniziata presto con il vigneto, raccolta dell'uva, pigiatura con i piedi. E in questo particolare momento, ecco, il mosto si è trasformato in vino, così in modo magico. In questo momento i bambini stanno imbottigliando il frutto del loro lavoro. Sì, certo, proprio il succo del loro lavoro che già si è trasformato in vino. Quindi da questo mosto zuccherino, ecco, adesso abbiamo già la gradazione alcolica all'interno della bottiglia. L'altra fase più importante è anche quella che si stanno ideando la loro etichetta, quindi dove in un unico pezzettino di carta metteranno tutta quanta la loro giornata, disegnandocela, colorandocela, dandogli un nome proprio o il nome proprio del bambino. Quindi questo diventa il fattore vero dell'emozione del bambino. Ecco perché il tema di questa giornata che ci ha permesso in qualche modo di lasciarci andare, noi vignaioli che sempre chiusi all'interno delle nostre mura della cantina, abbiamo dato questa opzione, un pochino per la cultura, un pochino per poter lasciare il messaggio al futuro. L'agricoltura sapete perfettamente, insomma, che sta passando un momento molto delicato, il costo dell'industria è molto differente dal costo della produzione ed ecco qua che i nostri bambini devono oggi cercare la loro identità, quindi cercare di capire se effettivamente anche loro fanno parte del nostro modo, del stile di produrre agricoltura. Quindi oggi vorremmo soltanto riuscire a far dare sia ai genitori che ai bambini questa emozione della vendemmia. L'imbottigliamento è una fase molto semplice, quindi dal mosto si trasforma in vino verso il giorno di San Martino, l'11 novembre, e da quel momento in poi il vino è pronto per essere imbottigliato. I ragazzi oggi faranno proprio questo qui, metteranno il vino nella bottiglia, lo tapperanno con il loro tappetto di sughero, gli metteranno la capsulina e alla fine il loro risultato della giornata che è la loro etichetta. Sembra che, ecco, le presenze sono state ben al di sopra di quello che era la nostra aspettativa, quindi sono esigenze, credo, da parte del nostro consumatore finale, ma proprio della città di Latina e dell'Iterland vicino, di avere un qualcosa dal proprio stesso territorio. E Villa Gianna si è proposta, Villa Gianna ha raggiunto la sua seconda edizione e spero che proprio oggi riescano ad avere ancora di più e darci quella che è la conferma di poter ricreare tanti eventi come questo. L'emozione della vendemmia non è soltanto Villa Gianna, ma Villa Gianna ha saputo accorpare, quindi all'interno del proprio spazio, anche tante aziende del territorio, aziende che i cui prodotti sono a chilometro zero, proprio perché sono aziende che rientrano nell'ambito dei 25 chilometri. L'importanza di questi eventi, qual è quello di valorizzare poi i prodotti locali? Ma io credo che la cosa più semplice e più naturale è conoscerci. Un problema del nostro territorio è che in alcuni casi non conosciamo le produzioni del nostro territorio. Per fare un piccolo esempio, soltanto per semplificare i numeri, se la popolazione di Latina sono 100.000 abitanti e ogni abitante comprasse una bottiglia di vino a settimana, il fabbisogno della cantina di Villa Gianna sarebbe completamente soddisfatto. Idem con patate, gli altri nostri amici artigiani limitrofi alla nostra azienda, con piccole produzioni di nicchia, che fino a ieri la qualità la ottengono, ma se la temono, se non vengono riconosciuti. Ed ecco qui che il nostro territorio che cosa produce? Miele, prodotto da forno, latticino, un olio che tra i migliori banchi di degustazione è sempre privilegiato. E in più anche noi contribuiamo a questo. Ma la cosa più importante è conoscere anche il mondo associativo. Welcome to Sabaudia sta dando un messaggio importante al nostro territorio. Sabaudia, che è non solo produttiva, ma le bellezze che la donna, che la dea Circe ci ha donato, il parco del Circeo, la Luna Bianca, un mare che negli ultimi 3 anni è sempre stato bandiera blu. E avendo anche ospitato dei tour operator inglesi proprio oggi, in questi giorni, così in anonimato, sono rimasti a bocca aperta, perché non immaginavano che il nostro territorio potesse avere questo, potesse avere un rientro così importante, con una cornice semplice di un'azienda che ha aperto le sue porte e ha ospitato le altre produzioni.